Al Celeste il Messina affronta in amichevole il Torino, ma la prima gara valevole per i due punti è quella con la Roma, che resta memorabile. Quella sera almeno 25.000 spettatori assiepavano il Celeste con la vittoria del Messina che mandò in visibilio tutti quanti. Decise Luciano Orati al suo primo impatto con il pubblico. Guardate quanta gente quella sera, le scale d'ingresso invase di spettatori. E questo è un primo piano per Bruno Conti, uno dei tanti talenti che annoverava la squadra di Eriksson. C'era anche Graziani, non giocò Pruzzo, ma c'era Righetti al centro della difesa. Il Messina ebbe alcune occasioni prima di passare in vantaggio, come questa con Schillaci, prima di giungere al gol di Luciano Orati nel corso del primo tempo, che batté Tancredi sulla destra. La Roma era quasi l'identica squadra che un paio di stagioni prima era giunta al secondo posto nella Coppa dei Campioni, perdendo in casa con il Liverpool. L'esultanza di Luciano Orati. Al fischio finale si scatenò l'entusiasmo sulle tribune, un entusiasmo che andò avanti per un'intera stagione. Felicitazioni a centrocampo e poi i grandi titoli sui giornali cominciano con questo del Corriere dello Sport, che all'interno titola anche